Buongiorno a tutti e benvenuti all'incontro di Task Force Italia di oggi, che ha l'onore e il piacere di ospitare un leader d'azienda di eccezione come Agostino Santoni. Benvenuto, Agostino. Grazie, grazie per l'invito, un piacere e un onore. Grazie. Task Force Italia è una piattaforma permanente che ha la caratteristica di integrare competenze interdisciplinari. E si caratterizza soprattutto per il fatto di avere una componente femminile di circa il 40% tra i propri componenti e di aver attinto alle competenze di italiani che vivono all'estero e che ricoprono ruoli apicali sia in aziende che in grandi università come Harvard, Oxford, King's College e quant'altro, oppure top manager che vivono fuori come i vertici di BlackRock. E quant'altro. La tecnologia proprio ci ha permesso di utilizzare, di avere anche in presenza queste personalità all'interno dei nostri tavoli, quindi abbiamo avuto la possibilità di integrare e verticalizzare le proposte e delle misure che stiamo raccogliendo ormai in maniera definitiva in un volume che verrà presto consegnato appunto alle istituzioni e alle grandi aziende, grazie al lavoro ovviamente di tutti i coordinatori e alla supervisione della nostra vicepresidente Dina Ravera, la quale poi al termine di questa audizione coordinerà i tavoli di lavoro con i nostri panelist, che sono anche loro altrettanto coordinatori di importanti tavoli di lavoro. E quindi il tema appunto che affronteremo oggi sono temi di grande attualità e trasversali. Sappiamo, visto che noi in qualche modo ci allineiamo anche all'attività di governo, ma anche a un contesto europeo come il Next Generation EU, appunto in questa progettualità dove la transizione ecologica e la trasformazione tecnologica sono i driver che caratterizzano tutta questa grande trasformazione in cui noi tutti ormai siamo dentro ed è in atto nel momento stesso in cui stiamo oggi parlando. Quindi ecco, i temi che tratteremo oggi sono quelli della inclusione digitale con il tema delle competenze, il tema della sicurezza cibernetica, il tema dei servizi digitali diffusi e appunto che riguardano anche i servizi essenziali e il tema delle infrastrutture critiche e quindi l'industria 4.0. Quindi sono tanti i temi che toccheremo e quindi lascerei la parola ad Agostino per introdurre il suo discorso e poi di tanto in tanto magari farò io delle domande per approfondire. Prego, la parola a te. Grazie mille e grazie ancora una volta dell'invito. Io, diciamo, nel pensare a questo intervento, ho poi proposto di prendermi qualche minuto e vi chiedo poi se mi innamoro troppo di quello che dico, di fermarmi, perché è un tema che mi appassiona da svariati anni. Ne parlavo prima con Dina Ravera, effettivamente un bel po' di anni, diciamo così, un bel po' di anni che cerco di dare il mio contributo al settore del digitale in Italia e come sapete non con ottimi risultati, o meglio, c'è ancora tanto da fare nel nostro settore per rendere il nostro paese più competitivo. Però cercherò di raccontare un po' il percorso che stiamo facendo, non prendetelo come uno spot pubblicitario, ma come una riflessione per chi, come tutti voi, siete appassionati di digitale e di tecnologia. Per raccontarvi un po' il percorso e la visione che ho e che abbiamo del nostro paese, grazie al tema della tecnologia. Ci sono tre, secondo me, valori importanti che sono valori dell'azienda nella quale opero e sono anche valori per me di straordinaria importanza. Il primo è un po' la missione che abbiamo e a me affascina molto guardare nelle aziende, mi piacerebbe vederlo anche nel nostro paese. Qual è la missione, no? Il purpose. E per me e per noi il purpose è quello di alimentare un futuro inclusivo per tutti. Dice, ma che cosa vuol dire nel digitale creare un futuro inclusivo per tutti? Primo esempio molto semplice. Per anni, e Dina è stata una protagonista nel suo percorso di carriera, si è discusso se la banda ultralarga fosse utile o no al paese. Abbiamo fatto convegni e convegni e convegni per anni. Adesso, se guardo l'ultimo anno,
chiedo a voi, è ancora una domanda questa? Quindi non è più una domanda questa, il tema è come essere inclusivi e dare la possibilità a tutti di accedere alla rete. È un piccolo esempio, ma ve ne farò altri. Quindi questa idea di creare un futuro inclusivo per tutti, legacy anche per il nostro paese, è una delle cose più importanti. L'altro che ha a che vedere con la tecnologia, ma anche per come ci immaginiamo l'evoluzione della tecnologia, noi pensiamo che la privacy debba essere un diritto dell'uomo. Che è un altro grande tema che si discute tanto, ma noi siamo stati forse la prima azienda che arriva dalla Silicon Valley a dire questo. Vedete quanto si discute su questo tema. Quindi noi ci immaginiamo una tecnologia che deve rispettare la privacy. Il terzo punto, come noi pensiamo le piattaforme tecnologiche che sviluppiamo. E, insomma, noi siamo appassionati di ricerca e sviluppo, di innovazione, abbiamo una storia importante, abbiamo dato un contributo importante al futuro, alla creazione di Internet, l'abbiamo reso democratico, no? Dal punto di vista tecnologico, e abbiamo trovato, abbiamo 26.000 ingegneri. E quando si parla di innovazione, per noi è come parlare, scusate se parlo di calcio, di parlare del derby al sabato e la partita la domenica, siamo tutti allenatori, abbiamo tutti un'opinione. Quindi trovare un denominatore comune su tutte le tecnologie, le piattaforme tecnologiche non è stato argomento semplice. E i denominatori comuni sono quattro, cioè tutte le piattaforme devono essere semplici, aperte, programmabili e intrinsecamente sicure. Io vorrei fare questo passo, questa è la tecnologia. Poi mi viene una riflessione da fare, ma il paese che vorrei... Mi piacerebbe un paese semplice, aperto, programmabile, intrinsecamente sicuro? O l'organizzazione che vorrei? E quindi, diciamo un po', c'è questo avanti e indietro tra l'aspetto di come la tecnologia può aiutare il paese. Venendo a noi, con queste caratteristiche, noi abbiamo costruito un piano per l'Italia e abbiamo iniziato dalla parte, a mio avviso, più importante. Io penso che serva... Per affrontare questo momento e affrontare il futuro serve uno stile di leadership diverso rispetto a quello del passato. Forte, importante. L'abbiamo discusso come gestire l'organizzazione durante la pandemia, l'abbiamo discusso nel futuro dell'educazione, l'abbiamo discusso nel futuro del lavoro. Ci sono dei grandi titoli che mettono al centro che tipo di leadership serve nel gestire le organizzazioni, sia pubbliche che private, perché questo serve oggi, cioè creare uno stile di leadership che sia molto più moderno e capace di affrontare il periodo che stiamo vivendo. L'inclusione sociale. Siamo convinti, dopo 20 anni di lunga attività in Italia e in giro per il mondo, che servano le competenze sul digitale. Basico, diceva, chi è che non lo dice questo? Ecco, noi abbiamo l'esperienza di numeri importanti, cioè abbiamo l'esperienza di 55.000, adesso le chiamo persone, una volta le chiamavo studenti, 55.000 persone in Italia che dedicano del tempo di qualità nelle nostre academy. E inizialmente noi eravamo concentrati esclusivamente su due aree, uno il mondo universitario e l'altro quello degli istituti tecnici. Abbiamo adesso circa più di 400 e pensavamo alle ragazze e ai ragazzi, in particolare agli istituti tecnici, perché pensiamo, e lo penso ancora, che ci sia un gap di competenze in quell'area. Quindi abbiamo creato le nostre academy proprio nel collaborare con queste realtà. Poi a un certo punto, ormai diciamo 6-7 anni fa, abbiamo detto non è solo quello. Cioè se tu vuoi creare un futuro inclusivo sul digitale, devi incominciare a parlare di persone. O meglio, tutti dobbiamo studiare. Abbiamo incominciato a collaborare con le pubbliche amministrazioni, con le imprese e aiutare con le Cisco Academy anche le organizzazioni, sia pubbliche che private, nel ripensare le competenze. E poi abbiamo scoperto che è interessante che il digitale può anche aiutare nel dare una seconda chance alle persone.
Una delle esperienze, le esperienze più belle, le ultime due che abbiamo fatto nel corso di questi anni, sono proprio all'apertura delle accademie. A Bollate abbiamo le accademie all'interno del carcere femminile e maschile, dove formiamo dei detenuti che quando escono trovano lavoro. A Secondigliano abbiamo la nostra academy, a Regina Coeli abbiamo la nostra academy, al carcere di Torino. E dare la possibilità, interessante perché chi si forma non rientra più in carcere. Lo ridico, uno degli indicatori per misurare l'efficacia di un carcere è il tasso di recidività. E le persone che sono state formate non sono più rientrate in carcere. È una piccola, chiaramente sono dei numeri piccoli, ma interessante. E dare la possibilità, una seconda possibilità alle persone, io penso che deve essere parte della, diciamo, del paese che vorrei. Quando abbiamo replicato questa esperienza in partnership con la comunità Sant'Egidio, e abbiamo pensato che, abbiamo iniziato su Roma, poi esteso su Milano, che deve essere interessante aiutare anche quella comunità di persone. La prima cosa che abbiamo fatto è chiaramente dargli una casa, ma la fotografia e l'esperienza di quella giornata pre-pandemia, dove queste persone che avevano una casa e che ritornavano a sorridere, che partecipavano al corso di internet e che riprendevano la loro vita. Quando io dico il purpose, creare e alimentare un futuro inclusivo per tutti, secondo me è una dichiarazione che deve essere il comune denominatore del nostro paese e del nostro settore. Ma scritto in maiuscolo carattere 1000. E il digitale non deve dividere, ma il digitale deve includere. E questo per me è un tema, non so come metterlo nelle vostre interazioni governative, ma io lo metterei dovunque. Il digitale deve includere, maiuscolo da tutte le parti, non deve dividere e deve includere tutti. Chi studia nella scuola, chi il lavoro non ce l'ha, che è un'altra esperienza incredibile riqualificare quelle persone, e alle persone a cui dare una seconda possibilità. Perché farlo? Perché se tutto quello che stiamo vedendo negli stimulus funds avverrà, il digitale diventerà mainstream e lo vedo, ed è facile prevederlo, che avremo bisogno di tantissime persone, donne e uomini, che avranno questo tipo che hanno, diciamo, la possibilità attraverso il digitale di crearsi futuro. Questa è la prima base. Poi arrivo ai progetti concreti e guardo e dico, va bene, ma cosa serve per creare questa Italia digitale dal punto di vista delle infrastrutture critiche del paese? Abbiamo imparato tutti che le telecomunicazioni sono un fatto importante. Certo, le telco hanno dimostrato di avere capacità di investimento, alimentate da investimenti governativi, e dobbiamo fare accadere una cosa, dobbiamo dare la rete a tutti. Ok, questo bene. E poi diciamo, ma l'Italia deve recuperare un gap. Allora, io vi propongo un modo diverso di guardare le infrastrutture critiche del paese nel digitale. E aggiungo al mercato delle telecomunicazioni, aggiungo altri tre fattori che secondo me sono le nuove reti del paese. La prima, e magari l'avete già visto o conosciuto nel vostro percorso, ma se tutta la distribuzione di energia elettrica diventasse digitalizzata, scusate, sta già avvenendo, non è una visione del futuro. Prendo un esempio forse del progetto più grande, che è quello di Enel. Immaginate la trasmissione di energia elettrica come una nuova rete che non solo distribuisce energia elettrica, ma completamente digitalizzata. Poi prendete l'esperienza di Snam che distribuisce il gas e digitalizzate anche quella rete. E poi prendete la distribuzione dell'acqua. Noi perdiamo il 48% della nostra acqua mentre la distribuiamo. Non siamo gli unici nel mondo. E provate a pensare che tutte queste reti di distribuzione, che trasportano, non trasportano dati, ma trasportano energia elettrica, gas o acqua,
diventino dei sensori digitali. E provate a immaginare il nostro paese che guarda le infrastrutture critiche del paese in modo più allargato, in modo federato, e provate a immaginare con una rete così digitalizzata, con delle reti così digitalizzate, quanti nuovi servizi potremmo creare per i cittadini, per le imprese e per le amministrazioni. Questo può accadere, e questo è vantaggio competitivo del nostro paese verso gli altri. Perché? Perché mentre c'è l'accelerazione nel recuperare nelle telecomunicazioni il gap rispetto ad altri paesi, nei progetti di digitalizzazione, le referenze che hanno ad esempio aziende come Enel e Snam sono campioni su scala globale. Allora io penso che l'opportunità più grande che noi abbiamo è quella di mettere insieme il titolo di rinnovare e creare un paese sostenibile, che viene accelerata questa visione con l'utilizzo del digitale, creando delle infrastrutture critiche del paese che sono più allargate rispetto al mondo del digitale che abbiamo analizzato fino ad ora, perché prendono tutte le reti di distribuzione. E quindi tutti i grandi titoli, il 5G, l'accesso a internet, la creazione di nuovi servizi digitali, diventa molto più semplice. E questi progetti stanno già avvenendo. Poi la referenza importante, e ve la dico perché è stata per noi una competizione molto forte, esattamente qualche settimana prima dell'inizio della pandemia noi abbiamo aperto il Centro Mondiale della Cyber Security in un posto speciale a Milano, quindi è globale, quindi abbiamo scelto Milano per farlo in un posto speciale a proposito di inclusività sociale al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Che non è scontato, no? Potevamo scegliere, scusate, per chi frequenta Milano, Gaia Olenti, oppure un posto super cool, e abbiamo detto no, diamo una, tra virgolette, una mano al buon direttore Fiorenzo Galli. Voi sapete le difficoltà a proposito di turismo che vivono i musei, e abbiamo trovato uno spazio che non è, diciamo, che non dà fastidio ai visitatori, dove abbiamo il Centro Mondiale della Cyber Security. E pensare che c'è un museo in Italia che non solo descrive il passato, ma descrive anche il presente e il futuro su un tema di questo genere è interessante, no? Perché noi l'abbiamo aperto in Italia? Perché il tema della cyber security, che è sopra le infrastrutture critiche del paese, ma che è un fattore critico di straordinaria importanza, non deve essere visto come mi difendo, ma deve essere lo strumento per rendere più competitivo un paese, o un'impresa, una pubblica amministrazione. E gli esempi di aziende che sono state, li conosciamo tantissimi, ma noi lo vediamo perché blocchiamo 80 miliardi di attacchi ogni giorno. Quindi abbiamo un'opinione su questo su scala mondiale. Io penso che avere una fortissima attenzione da parte delle politiche sul digitale, sulla cyber security, è un fattore critico di successo. O meglio, un paese, un'impresa, un'amministrazione più sicura e più competitiva. Perché in Italia, uno, per la posizione geopolitica del nostro paese, siamo l'ingresso di internet dall'Africa, buona parte del traffico internet passa dall'Italia per andare in Europa, uno. Due, siamo uno dei paesi più attaccati per via della rilevanza, la presenza molto forte di piccole imprese nel nostro paese. Se leggete questo che vi sto solo interpretiamo, vedi che bene, l'Italia bene, ha tantissime piccole imprese, famose 4 milioni di piccole imprese, hanno un tasso di digitalizzazione elevato? No. Che cosa succede? Vengono attaccate, succede cybercrime, e quindi il paese è più a rischio, e quindi il paese è meno competitivo. Allora, tutte le politiche che servono per rendere queste imprese più sicure vuol dire aumentare la competitività del paese. Noi lo stiamo facendo con alcuni nostri partner, e adesso siamo arrivati a proteggere più di 1 milione di piccole imprese, e sapete cosa succede? Sono meno attacchi e vengono spendono di meno in pagare il cybercrime, che pochi sanno è ancora il più grande mercato del digitale, cioè la più grande industria del digitale al mondo è il cybercrime. Per questo, Agostino, che sulla base di quello che mi stai dicendo, allora acquista maggior significato il fatto che in Italia ci sia la sede Globo Mondo di Cisco per la cyber security. È perché qui noi pensiamo di avere un impatto,
Cioè, qui hai un impatto. Formo le persone, by the way, noi portiamo nel mondo del lavoro ogni anno 3.000 persone. Di quelle 55.000, buona parte continuano il loro percorso scolastico dagli istituti tecnici all'università, oppure continuano il loro percorso universitario, ma 3.000 persone entrano nel mondo del lavoro ogni anno. Ecco, a me piace dire che ogni persona che viene formata sulla cyber security trova lavoro in giorni. Perché non c'è questa competenza a proposito dei lavori del futuro. Adesso non vi parlo dei lavori del futuro, vi parlo dei lavori del presente. Quindi, diciamo, il tema di costruisco le competenze con dei prerequisiti, digitale deve includere, lavorare tantissimo sulle infrastrutture critiche del paese per rendere il paese più competitivo e più agile attraverso la digitalizzazione, creare delle policy che aiutano il paese a essere più sicuro e quindi più competitivo, la cyber security, e poi, che è un po' l'idea di paese che abbiamo noi, fare investimenti selettivi per l'industria. Ad esempio, noi abbiamo fatto delle esperienze bellissime con aziende italiane su tutto il tema della digitalizzazione sull'industria 4.0. È fondamentale continuare quel percorso, fondamentale. Ad esempio, tutto il tema della sanità nella pubblica amministrazione è fondamentale, fondamentale ripensarlo. L'85% della spesa di sanità della sanità è spesa nelle malattie croniche. Può aiutare la telemedicina nell'essere rendere più efficace questo? Noi abbiamo un'opinione su questo. Quindi quello che voglio dirvi è, sopra le infrastrutture critiche del paese, a piacere si possono scegliere dei verticali, li chiamo verticali, scusate, se dei settori. A noi piace tanto il manifatturiero sull'industria 4.0, l'ambiente della sanità, che è un'altra fortissima priorità, l'aiuto che si può dare alle piccole e medie imprese in generale. Ecco, diciamo, noi siamo promotori di tutte queste iniziative che consentano di accelerare sulla digitalizzazione. Mi fermo un secondo per evitare di tediarvi con tutte queste attività. In realtà è un tema così grande, quindi più che disponibile avere feedback o ricevere domande se serve qualche approfondimento. Grazie, grazie Costino. Su queste cose che hai appena detto, anche nella parte conclusiva, in particolar modo sui servizi digitali, hai parlato di telemedicina, hai parlato di tante altre cose importanti. Mi domandavo cosa fa Cisco per quanto riguarda il rapporto tra persone e territorio, ossia il rapporto con le città, con le regioni, il cosiddetto Internet of Things, le smart cities. Siete da questo punto di vista anche competitivi nel fornire servizi digitali ai territori, nella logica del patto sociale, ma anche del give back to the society? Sì, noi abbiamo collaborazione, stiamo facendo delle esperienze molto belle, partendo da sud e arrivando a nord, con Palermo, con la città di Firenze, con Genova, con la regione Campania, scusate, con la regione Liguria e con la città di Milano e con la città di Torino. E noi abbiamo fatto degli investimenti. Che tipo di investimenti? Sognavamo la Smart City, non abbiamo fatta neanche una. Per anni noi abbiamo parlato, facciamo le Smart Cities, e non siamo riusciti a farne neanche una, sinceramente. Ma abbiamo fatto dei bellissimi progetti con sindaci, con le città e con le regioni di accelerazione digitale. Ad esempio, a Milano abbiamo fatto un progetto bellissimo con l'assessore Roberta Cocco e con il sindaco Sala. È un progetto che si chiama Safer Milan, Milano più sicura. E ad esempio abbiamo utilizzato l'IoT, l'Internet of Things, per poter monitorare lo stato di allerta dei famosi tre fiumi che attraversano Milano. E quindi non siamo riusciti completamente a risolverlo il problema, no? Perché ci sono ancora inondazioni, ma adesso abbiamo diciamo un panel dove si vedono gli indicatori di come sta, ad esempio, diciamo, evolvendo
il tasso di inondazione di questi fiumi, ad esempio. L'altro tema, abbiamo collaborato per rendere proprio la pubblica amministrazione più sicura. Quindi abbiamo selezionato delle città dove c'era una forte volontà di innovazione, una forte volontà politica di fare dei progetti di accelerazione prevalentemente a nostro investimento. E perché l'abbiamo fatto e cosa abbiamo imparato? L'abbiamo fatto proprio per capire come abilitare il dialogo tra pubblico e privato, che è l'altro grande tema che non dobbiamo dimenticare. Oggi è complicatissimo investire, oggi è complicatissimo fare progetti innovativi all'interno della pubblica amministrazione e penso che sia necessario ripensare il modo in cui il privato interagisce col pubblico. Si chiama codice degli appalti, cioè tutto quel mondo lì deve essere, non lo dico adesso, siete tutti super competenti su questo, ma vorrei riconfermarlo. Abbiamo bisogno di un aiuto, cioè abbiamo bisogno di rendere il paese più agile e la semplificazione, lo sapete bene, è uno dei tasselli importanti. O meglio, hai un settore, il settore del digitale, che va a 100.000 km all'ora. Come fare a creare quel ponte che garantisce che quella velocità possa essere alimentata da una velocità del paese che prende beneficio di quella velocità? Cioè, cosa sarebbe stata la pandemia senza il cloud? Cioè, se noi non fossimo stati pronti ad accettare quella tecnologia, come sarebbe stata l'esperienza delle nostre famiglie, dei nostri figli e dei nostri nipoti senza il cloud? Ci saremmo, scusate, impiantati. Allora, come fare a vedere quel mondo che va così veloce e cercare non di chiudere il gap? Perché non mi immagino e non mi auguro un paese che vada a quella velocità personalmente, ma che questa diciamo, diversa velocità non sia così siderale, secondo me deve essere l'ambizione del nostro paese. Sono sicuro che il nostro Presidente del Consiglio e il nuovo team che lavora con lui sia ben consapevole di questo, ma lo vorrei rimettere agli atti perché è importante. Grazie Agostino. Prima di passare all'ultima domanda, che è quella: se tu fossi il Presidente del Consiglio, quali sarebbero le tue priorità? Volevo chiederti un approfondimento su un punto. Abbiamo audito i tuoi leader come te di settore, come la Candiani, come Vaccarò, e tutti quanti ci hanno detto dell'importanza della partnership pubblico-privato sui temi della digitalizzazione e della trasformazione tecnologica. E allora ti domando, so che voi state facendo anche una collaborazione col Fondo Nazionale Innovazione sul tema appunto delle start-up, l'Industria 4.0. Ci vuoi parlare di questa collaborazione, se sta portando dei frutti oppure? Sì, diciamo, uno dei progetti più belli che stiamo facendo è quello di aiutare e farci aiutare dal mondo dell'ecosistema delle startup. Dico anche farci aiutare perché io personalmente ho imparato tantissimo. Dina è una rockstar nell'innovazione nelle startup, no? E io ho imparato tantissimo. Io ho ringiovanito la mia organizzazione nel dialogo con loro. Noi abbiamo fatto un'acquisizione di un'azienda italiana che era una startup spin-off del Politecnico di Milano con centro di ricerca e sviluppo in Toscana sul super wifi. Ma dall'altra parte stiamo aiutando tantissime imprese, startup di tecnologia, a integrare il nostro portfolio di offerta e gli diamo futuro. Qual è il futuro? Ricavi. Vengono con noi dai clienti, fanno i progetti con noi. Poi siamo stati la prima azienda che ha investito in Invitalia Venture, adesso Fondo Nazionale dell'Innovazione, proprio perché per avere una presenza. Dici, ma siete una no profit? No, non siamo una no profit. Io penso che il nostro paese è un paese molto attrattivo perché fare un'acquisizione in Silicon Valley costa molto di più rispetto a fare un'acquisizione in Italia. Big time. E quindi essere presenti, avere i sensori sul territorio, su alcuni temi specifici, la cyber security, l'Internet of Things e tutto, diciamo, il digitale all'interno del manufacturing è una competenza, una caratteristica distintiva del nostro paese.
e penso che dobbiamo essere orgogliosi di questo, guardare solo al mondo che è attorno a noi, che dovrei dire tutto è più bello, tutto è più interessante. Io penso che esista, e l'ho provato in questo, in tanti chilometri che facevo prima di passare il mio tempo in WebEx o in Microsoft Teams quest'anno, ne abbiamo viste, ne ho viste tantissime. C'è questa competenza che deve emergere, e non è solo soldi, è il contributo nel creare un ecosistema dell'innovazione che collabora, che vuol dire che i grandi gruppi italiani devono collaborare anche loro stessi nell'aiutare le startup, che il nostro settore deve aiutare a imparare da questo e deve far emergere diciamo, un modello di business che è molto di più il rischio, che è il rischio delle startup e dell'imprenditoria, e favorire questo percorso, perché anche questo rende più competitivo il paese. Grazie Agostino. Se non ricordo male, di recente hai ricevuto l'incarico di vicepresidente a livello europeo di Cisco. Sì. Quindi ecco, una battuta sul ruolo dell'Italia nella cornice europea, visto che hai una visione un po' più ampia, visto che ci hai parlato giustamente di quanto è importante l'Italia, di quello che Cisco sta facendo per l'Italia, ma in chiave europea come ci vedono, come ci percepite, in che modo ci integriamo su questi temi? Beh, io ho fatto carriera perché ho avuto il piacere e l'onore di fare progetti bellissimi guidati da aziende italiane. Appunto. E sono orgoglioso e penso che, e abbiamo tantissime referenze, non sono l'unico, e penso che noi abbiamo una cultura manageriale e una cultura in generale che possa pensare di ridisegnare lo stile di leadership che serve per essere competitivo nel mondo. Togli me come persona, ma in generale non vorrei che il mio ego fosse tarato troppo alto, ma io penso che noi abbiamo, tanti di noi hanno queste caratteristiche. E penso a Cisco ha investito, Cisco ha fatto l'Expo, Cisco ha acquisito aziende in Italia, Cisco ha la ricerca e sviluppo sulla fotonica, e quindi c'è un grande rispetto per quello che fa diciamo Cisco in Italia. È evidente che lo dico, fino a qualche ora fa ero l'amministratore delegato di Cisco Italia, adesso abbiamo proprio oggi annunciato il mio successore, no? Che lavora con me. È chiaro, quindi tarate un po' in basso quello che vi dico, ma secondo me c'è una fortissima possibilità per il paese per riprendersi e ritornare a correre. Dobbiamo farlo, dobbiamo trovare il modo di farlo. Quindi è un piacere e un onore per me essere qua con voi, perché so l'impegno che state mettendo per farlo accadere, anche con grandi difficoltà. Però ecco, io sono di quegli invariabili ottimisti che ogni giorno dice vediamo un po' se sto giro riusciamo a dare il contributo. Ecco, allora, grazie per quest'ultima precisazione, Agostino. Allora la domanda da $1 milione, come si suol dire, è questa: ecco, se tu fossi il presidente del Consiglio, quali sono, a tuo parere, le tre priorità su cui bisognerebbe puntare immediatamente? Il primo è il tema dell'inclusività. Cioè, il paese che vorrei è un paese che è inclusivo su tutto. Il secondo, mi piacerebbe che il nostro Presidente del Consiglio esprima in una piccola frase il purpose, che è un messaggio così importante per dare energia e futuro alle persone. Non voglio essere teorico, ma noi abbiamo bisogno di avere una visione di paese. Per farlo, secondo me, dobbiamo unire due grandi mondi, il mondo del green e il mondo del digitale, e favorire questa visione di paese inclusivo grazie a un'accelerazione straordinaria in un paese più agile che prende il beneficio di queste straordinarie transizioni che stanno avvenendo. E scusate, ci sono temi e non è il mio mestiere, io vi do una visione tecnica, sono un tecnico. Quindi non vorrei che dici, ma come non pensi a tutta la... ci sono tantissime priorità. Io con grande umiltà vi dico quello che piacerebbe a me, come ha detto, ai lavori nel mio settore e un po' il paese che vorrei come cittadino. Il tema dell'inclusione sociale da cittadino e da professionista per me è la prima cosa. Benissimo, grazie Agostino. Allora questa prima parte
si completa qui con l'audizione di Task Force Italia e adesso cedo la parola alla nostra vicepresidente Dina Ravera per il coordinamento dei panelist che rappresentano importanti tavoli di lavoro a cui stanno appunto dedicando il loro tempo e la loro professionalità. Prego Dina. Grazie Valerio e grazie Agostino per le parole che hai detto, nel senso che rappresenta anche molto lo spirito di Task Force Italia, quello che tu hai detto, ovvero noi siamo all'incirca una settantina di persone che tutte eccellenti nel loro mondo. Quello che il nostro spirito è di fronte a delle rivoluzioni così importanti, no? Che vanno dal digitale alla sostenibilità e che stanno cambiando le regole del gioco. Noi possiamo stare fermi e guardare quello che accade incrociando le dita e sperando che tutto vada bene e focalizzandoci sul nostro, perché poi ognuno di noi ha il proprio focus. Noi abbiamo detto no, perché riteniamo che senza un approccio inclusivo, che ovviamente sottostà ad una visione che diamo un futuro a questo paese, perché di fronte a certi cambiamenti qui ci sono due strade. Uno, l'Italia può diventare un'eccellenza. Due, l'Italia può sparire dal mercato della competizione. Quindi quello che ci siamo detti è mettiamo insomma, la nostra competenza, chi ce l'ha diciamo verticale di settore, chi ce l'ha trasversale, competenza trasversale, plurisettore, mettiamoli insieme per cercare di arrivare ad influenzare i decisori affinché insomma, nei prossimi 24 mesi si prendano le scelte giuste. Perché non ci vuol nulla a vedere il nostro paese fuori dalla competizione. Quindi la visione che hai dato tu, no, anche mettendoti così, al posto del Presidente del Consiglio, oppure il consiglio che dai al nuovo Presidente del Consiglio, rispecchia veramente quello che è il senso del nostro sforzo. Quindi io passo immediatamente la parola a tre persone particolarmente rilevanti sui temi che tu hai citato. Parto da Fabio Tomasini, lui è il Group Chief Financial Officer di Garofano Health Care e quindi è verticale, diciamo, in un certo senso, perché riguarda, diciamo, la sanità, però è trasversale nel suo modo di guardare a quella che è l'evoluzione del mercato e quindi ha nella sua DNA la ricerca e l'innovazione tecnologica come una priorità personale. Quindi passo la parola a Fabio che guida questo tavolo di lavoro per darci, condividere insieme a noi diciamo un po' di riflessioni e poi ti porti una domanda se ritiene. Vai Fabio. Ecco, grazie Dina, grazie a tutti. Naturalmente Agostino, quando hai parlato prima che insomma parlare di innovazione in Cisco è un'attitudine diffusa, puoi immaginare per noi è molto importante oggi, io in particolar modo insieme ai nostri colleghi che fanno parte del tavolo di ricerca e innovazione, perché parlare di ricerca e innovazione con l'amministratore delegato di Cisco Italia, certamente che ha costruito il futuro che noi stiamo vivendo, ha costruito il nostro presente, certamente è molto, ci fa estremamente piacere e certamente è un privilegio per noi. Io però mi volevo focalizzare un po' su quello su quanto hai detto, che mi è piaciuto molto relativamente. Ecco che ognuno, a prescindere dalle priorità, ha un task specifico e cerca di dare un contributo su questo. Ecco, io sono un manager di aziende medie, anche con esperienze internazionali. Avendo avuto esperienze internazionali, apprezzo moltissimo l'Italia e naturalmente ne vedo, oltre i tanti, magari certamente, lati più
aspetti che mi piacerebbe migliorare, ne vedo anche le tante potenzialità. Tu hai parlato nel tuo intervento di due aspetti, l'inclusione e l'efficienza delle risorse, ed era un po' questo il taglio che abbiamo dato alla nostra proposta del tavolo di lavoro, perché si focalizzava come prima proposta nella focalizzazione di quelli che potevano essere degli interventi concreti a supporto del tessuto diciamo economico del paese. L'Italia, l'hai citato prima, è fatta di 4 milioni di aziende. Fondamentalmente il 95% sono le microimprese, quindi quelle con meno di 10 dipendenti occupati, e solo 200.000, quindi che rappresentano poco più del 4%, rappresentano proprio quelle PMI che sono il 30% del 40% del fatturato e rappresentano il 30% degli occupati. Ecco, in questo sarebbe interessante, ecco, ragionare sull'inclusione. Quando si parla di tecnologia, di innovazione tecnologica, si parla della frontiera. Voi Cisco siete naturalmente la frontiera. Per noi uno degli aspetti più importanti invece è portare a bordo la media del paese, perché naturalmente se noi prendiamo le grandi aziende italiane, certamente sono fortemente digitalizzate, stanno segnando in alcuni settori, ha citato Snam, un passaggio anche di transizione energetica molto importante, però rappresentano sostanzialmente il 20% degli occupati, quindi noi ci rivolgiamo verso l'80%, che non deve necessariamente fare innovazione tecnologica o inventare tecnologia. Uno degli aspetti più importanti che noi per noi abbiamo rappresentato, evidenziato nel tavolo di lavoro, è quello di dare l'adozione della tecnologia, e per questo abbiamo rappresentato, ecco, un primo punto di vista che poteva essere l'adozione del cloud, cioè favorire l'adozione del cloud come utilizzo efficiente delle risorse, che è l'altro elemento che tu hai rappresentato, proprio per dire: ma se noi utilizzassimo le risorse in modo più efficiente, forse la crescita sarebbe favorita, perché a parità di risorse noi abbiamo più potenziale. Ecco, poi questa l'aspetto che volevo. La domanda, insomma, che ti volevo chiedere. Allora, noi abbiamo rappresentato sostanzialmente una serie di interventi che sono volti a una serie di facilitazioni fiscali sul credito d'imposta per la ricerca e sviluppo, per la formazione, immaginando anche dei percorsi di formazione. Però tu hai fatto un riferimento molto interessante a come Cisco riesce ad aggregare aziende più piccole, start-up, e addirittura poi ad acquisirle e portarle dai clienti e quindi facilitare la crescita. Ma uno degli elementi che, una delle proposte che sta nascendo all'interno del tavolo è anche quello di favorire da un punto di vista fiscale con interventi normativi l'aggregazione delle aziende, perché un po' le piccole e medie imprese soffrono un po' di nanismo rispetto agli altri operatori europei, agli altri paesi europei. Allora, ecco, un po' la domanda che ti volevo fare, se volevo cogliere l'occasione: quale pensi che possano essere un po' ecco, un intervento che possa facilitare l'aggregazione di aziende del tessuto caratteristico dell'Italia? Guarda, la prima non è un intervento con un decreto legge, ma è un po' l'esempio che faccio sempre, che cosa servirebbe a mio avviso. Sono sicuro che tutti noi abbiamo provato più volte a lasciare il nostro smartphone in carica la sera connesso al wifi, ti risvegli il giorno dopo, riprendi il telefono e ti dice il sistema operativo è stato aggiornato. Non so se sono sicuro Certo, che. certo. Ecco, a me piacerebbe vederlo nel nostro paese, per 60 milioni di cittadini sul digitale. Quindi io non so qual è il decreto legge che può aiutare, però sensibilizzare tutti ad avere più competenze sul digitale aiuta. Dici, vabbè, bisogna fare un decreto legge, non lo so, questo lo dico agli esperti, però uno, il tema è assolutamente fondamentale, il tema delle competenze. Due, tutte le agevolazioni fiscali che ho visto nella legge di stabilità e Industria 4.0, quello che era stato creato, adesso mi sono un po' perso. Io non lo toccherei, quello andava e va benissimo. Perché va benissimo? Perché accelerava e facilitava l'adozione delle nuove tecnologie, e mi riferisco in particolare al cloud.
Perché cloud per l'Italia è di straordinaria? Sono sicuro che Silvia Candiani vi avrà, o anche i colleghi di Google, vi avranno fatto uno spiegone incredibile. Vi do il mio punto di vista. Semplicissimo. Le piccole e medie imprese hanno accesso a potenza di calcolo illimitata in modo molto semplice, molto aperto e molto sicuro. Qual è stato il limite? Qual è il limite delle piccole imprese nell'adozione della tecnologia? Non ne conosco il potenziale, legasi le competenze, è difficile adottarle. Questa seconda considerazione, con la digitale che è disponibile oggi, non è più un problema. Non lo è più. Quindi tutto quello che accelera dal punto di vista della fiscalizzazione, incentivi, questo aiuta. Come fare a integrare i piccoli e i grandi? Non c'è una legge, non c'è un decreto. Torno allo stile di leadership. Lo stile di leadership vuol dire, c'è un esempio. Noi in alcuni casi, la grande Cisco, azienda, internet quotate, in alcuni casi, con grande umiltà, noi abbiamo deciso di fare un passo indietro, perché ci sono realtà grandi, aziende grandissime, i nostri clienti, che non vogliono vedere Cisco, ma vogliono scegliere una soluzione di una startup e chiedono alla startup, a quella startup di fare il progetto e noi siamo dietro. Noi siamo dietro una startup nella collaborazione su una grande nostra azienda, nostra cliente. Ho svariati esempi. Quella scelta manageriale di leadership di dire faccio un passo indietro, collaboro con tutti coloro che vogliono contribuire a fare progetti di innovazione. Non c'è decreto che tiene, ma c'è una leadership manageriale che consente di ripensare il modo in cui io sto sul mercato. E quando dico sto sul mercato, vuol dire come azienda. Come aziende che guardano al mondo e competono nel mondo, e come pubblica amministrazione che deve essere capace di collaborare con tutti. C'è un decreto, una proposta di legge? Io non sono riuscito a inventare, non riesco neanche a proporla. Mi auguro che tutti noi ci collegheremo al wifi e tutti noi saremo aggiornati col sistema operativo di ultima release. No, C'è Industria 4.0, ecco lì, belli solidi. Non toccherei nulla, è proprio fatto bene, quindi enfatizzerei il fatto di continuare a mettere al centro, diciamo, tutti gli incentivi per le imprese in particolare, perché secondo me sono fatti molto bene. ringrazio Agostino. Ottimo, grazie, grazie Agostino, e sei stato veramente chiaro, veramente incisivo. Quindi questo arricchisce il lavoro che il tavolo di Fabio sta portando avanti proprio nell'ambito della ricerca dell'innovazione tecnologica. Tu nel tuo, diciamo, intervento iniziale hai parlato di un elemento che è un elemento dove l'Italia deve migliorare, che è quello della burocrazia, che è quello della giustizia, che non sempre è così veloce. Io ora introduco una delle donne più, posso permettermi di dire, più potenti da questo punto di vista, così, proprio del presidio di molte di queste tematiche, che è Gippi Rubinetti. Lei è presidente di Equitalia Giustizia e do veramente volentieri, ho l'onore di dare la parola a lei nel commentare il tuo intervento e nel portare, diciamo, un po' di idee alla tua attenzione. GP. Dina, grazie, ma veramente non merito una simile presentazione, davvero. No? Mi fa molto piacere essere entrata nella grande famiglia di Task Force Italia. Mi fa molto piacere essere qui a scambiare un po' di opinioni con voi, che siete senz'altro molto più autorevoli di me, in particolare col dottor Santoni, che apprezzo molto. Io peraltro mi occupo, appunto, diciamo, opero in altri ambiti, ma sono affascinata da questi temi e anche in altre occasioni, diciamo, mi sono avvicinata e mi ha fatto molto piacere affrontarli, ma ovviamente ne parlo in modo molto, molto laico. Certamente questa esperienza in Equitalia Giustizia mi ha portato a confrontarmi con un mondo che non conoscevo e il digitale al fine di una
semplificazione, di un efficientamento nella pubblica amministrazione evidentemente ha un ruolo centrale, cioè è molto evidente. Noi abbiamo detto che la crisi che stiamo vivendo ha accelerato i processi di digitalizzazione, abbiamo detto che garantire il pieno accesso alla rete è diventata una questione di inclusione, quindi l'inclusione digitale come sfida alle disuguaglianze è assolutamente vero. La pandemia, e lei ha avuto modo di evidenziarlo, ha causato non solo una contrazione economica senza precedenti, ma anche una profonda crisi legata alla improvvisa scomparsa di una normalità. E sembrava quasi che quella normalità non fosse possibile metterla in discussione in un modo così forte, così radicale. E non che il problema dell'esclusione di larghe fasce della popolazione non fosse già ben presente a livello europeo, a livello mondiale, ma è chiaro che si è registrata una esigenza maggiore di ricorso a internet per il lavoro, lo studio, lo stesso shopping, che lo hanno accentuato in modo esponenziale. La disuguaglianza sociale è senz'altro uno dei fattori di disuguaglianza, questo l'abbiamo detto, è intuitivo, ma non si tratta solo di divari tecnologici, lei lo ha rilevato molto bene, quelli si potrebbero risolvere con investimenti economici, il tema è un tema di cultura, di competenze digitali e quindi abbiamo detto il digitale è diventato il motore per costruire un mondo più inclusivo. C'è però una questione di sicurezza, lei lo ha detto molto bene prima, la cybersicurezza, la cyber security, che ha visto progressivamente aumentare la propria rilevanza, entrerà sempre di più nella nostra quotidianità, perché viviamo in un mondo dove gran parte dell'esistenza dei singoli e delle istituzioni non solo si proietta, ma si svolge e si realizza attraverso le reti telematiche. Possiamo quindi dire che la cyber security è diventata un fattore di sviluppo economico essenziale. La propagazione degli attacchi cibernetici in un mondo qual è quello nel quale viviamo, sempre più interconnesso ma privo di confini territoriali da presidiare, anche solo la percezione del rischio di gravi danni per i singoli e per le collettività nazionali può minare la fiducia, può pregiudicare la crescita. Abbiamo detto, siamo entrati nel sistema di produzione 4.0, in cui l'uomo è indissolubilmente legato a internet. È evidente che la trasformazione digitale in corso sta operando un profondo cambiamento dei modelli sociali consolidati sui quali poggia la stabilità e la tenuta degli stati, con anche direi una capacità di riflettersi immediatamente sui cittadini. Ma diciamo, in questo quadro il web è ancora un'area, una dimensione che conosce forme ancora incomplete di regolamentazione, soprattutto di tutela di coloro che si muovono all'interno di quel perimetro, mi viene da dire evanescente. La raccolta e l'elaborazione di un numero crescente di dati personali, anche spesso attraverso sistemi di intelligenza artificiale, fa sì che le vulnerabilità dei sistemi informatici mettano a rischio non solo le informazioni strategiche relative alla vita delle istituzioni, ma direttamente i cittadini. E quindi c'è un tema di protezione delle grandi banche dati che sono spesso anche di natura sensibile, che riguardano tutti quanti noi. E allora la cyber security, credo, non può non essere concepita come un bene di tutti, da difendere anche tramite un progressivo allineamento tra interessi pubblicistici e privatistici. Lei lo ha detto prima, la persona deve rimanere al centro del sistema, con la protezione
della libertà di espressione, dei dati personali e della privacy. Lei ha detto molto bene che la tecnologia deve rispettare la privacy, questo mi sembra un punto molto importante su cui non lo so se siamo tutti d'accordo, però forse vale la pena fare una riflessione, riflettere, ragionare in modo approfondito su questo. Ecco, io ho solo voluto ripercorrere alcuni punti, quelli che per me sono i più importanti nella mia sensibilità e vorrei magari ritornare con lei proprio su quello della privacy, che in un momento critico come quello attuale mi sembra veramente cruciale. Grazie, dottore. Grazie, anche grazie della bellissima sintesi che ha fatto è super esperta di digitale, quindi non si qualifichi come non esperta di digitale, se posso permettermi. La considerazione che mi viene, diciamo, troppo viene in mente, buono, grazie. Mi viene in mente sulla privacy è che diciamo il modello che un po' il nostro settore, mi riferisco a una parte del nostro settore dove per tanto tempo si è pensato che il mondo è flat, i clienti, i cittadini, i consumatori non la pensano più così. E quindi, diciamo, il digitale che ha anche attraversato, è stato attraversato da tematiche geopolitiche e da tematiche, quelle della pandemia, che hanno fatto emergere ulteriormente del diritto dei propri dati, della tutela dei propri dati, io penso che sarà il grande abilitatore della trasformazione del nostro settore. Cioè, se mi chiedete che cosa accelererà di più nella trasformazione del nostro settore tra l'intelligenza artificiale, la cyber, se tutti i grandi paroloni della tecnologia, il mio voto lo darei al fatto che i cittadini vogliono essere molto più consapevoli, i consumatori, i clienti, come li vogliamo chiamare, vogliono essere molto più consapevoli delle loro informazioni. E questo, secondo me, cambierà il modello di business del nostro settore. Lo vedo partire dall'Europa, lo vedo sempre più forte, lo vedo in tante parti del mondo che i paesi, i cittadini vogliono quel tipo di esperienza. Poi mi dite, ma sei proprio sicuro? Diciamo, è un po' quello che io vedo, o forse mi auguro, non lo so. Non lo so dove partire. Per noi questo è un tema fondamentale, perché pensare alla tecnologia che rispetti la privacy, per chi si occupa di digitale, è un come si può dire, uno statement molto forte. Soprattutto perché Cisco si occupa del trasferimento dei dati da una parte all'altra del mondo. Cioè il 70% del traffico dati nel mondo passa attraverso Cisco. Scusate, ma non è lo spottone, è un fatto. Non so come dire, è un fatto. I router sono, abbiamo competizione, canita, forte, rispettiamo tutti, però i dati dicono questo. Immaginate se un'azienda come Cisco avesse delle ambizioni diverse nel dire che la privacy non deve essere un diritto dell'uomo. E allora, se penso questo e penso che vediamo 80 miliardi di attacchi al giorno, dico, tutto questo patrimonio di dati deve essere regolamentato e gestito bene per proteggerci il futuro, ma non dell'azienda, il futuro di tutti noi. E che secondo me è un tema che io lo trovo di grandissima rilevanza e di grandissima discussione, non solo tecnologica, ma anche di pensiero. Agostino, scusa se ti interrompo, hai detto delle cose molto importanti. Allora mi viene subito in mente, sugli spunti dell'amica Giuseppina, il tema della sovranità tecnologica. Tu sei un'azienda americana che ha una concezione diversa della privacy rispetto a quella europea. Come mai questo shift verso l'Europa, che ha al centro la privacy con il GDPR e quant'altro? Quindi a volte è percepita nel dibattito anche teorico il diritto alla privacy come diritto umano, come un rallentatore rispetto all'accelerazione che stanno avendo la Cina, la Russia, non la Cina, anche gli Stati Uniti su questo tema. Quindi avete fatto proprio una scelta di campo di valori europei rispetto a quelli americani?
Non so rispondere, domandona rischierei, non sono così qualificato per rispondere a questa domanda, sinceramente, è troppo grande, non, è una domandona bellissima, ma non... Che piace anche a Dina sui Giants, vero Dina? Ti ho un po' anticipato. No, 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 non vorrei dire, è un tema così complicato e non ho la competenza, cioè dovete chiederlo a qualcun altro che ha molto più sapere di me, non vorrei... raccontare ho la mia opinione chiaramente, ma io penso che si possa personalmente che si possa accelerare la digitalizzazione anche nel rispetto della privacy. Sono convinto e lavoro in un'azienda che ha questa idea. Da qui a dare un'opinione più allargata, più completa, penso che dovete invitare qualche altro ospite. Io rischierei proprio di cadere in un... Non sono preparato per dirlo, scusate. No, prendo la parola proprio su questo perché hai molto ragione, quindi sia Valerio nel farti la domanda sia la tua risposta, cioè di per sé stiamo parlando di geopolitica, cioè quando parliamo di tematiche di questo tipo stiamo parlando veramente di geopolitica e della visione anche di quella che è la sicurezza nazionale, di quelle che sono anche il rispetto dei diritti dei singoli cittadini. Quindi sono discorsi assolutamente di rilevanza molto, molto, molto alta. Su questo devo dire che noi abbiamo appena aperto un nuovo tavolo che tratterà proprio di queste tematiche. Sono tematiche che poi ogni, diciamo, azienda di per sé si trova poi a dover gestire, ma ci vuole un coordinamento, che è un coordinamento a livello proprio di chi gestisce i partiti, sì, e le azioni, no? Sì. E quindi noi nel nostro piccolo abbiamo appena aperto un tavolo che ha questo come focus, quindi ti daremo aggiornato. Grazie. Ecco, su questo, Dina, sul tema c'era una parte... nella domanda che mi sento di rispondere, ecco, noi non ci immaginiamo la nazionalizzazione del nostro settore, ma non è semplicemente, invece, ad esempio, hai citato il GDPR, il GDPR a noi è piaciuto molto, perché definisce delle regole alle quali le aziende che, ad esempio, il nostro settore devono sottostare per poter essere leggibili nel fare business in Europa. E quindi creare delle regole alle quali le aziende devono sottostare, che garantiscono l'interoperabilità e la privacy, a noi fa molto piacere partecipare a questo tavolo. In questo, se invece mi chiedete, ma l'Italia deve avere tutti i suoi dati belli, chiusi, in un meraviglioso data center, tutto chiuso, solo italiano, di aziende italiane, io onestamente non riesco neanche a immaginarmelo questo, cioè non riesco neanche a dire fallo, non saprei come farlo, onestamente, cioè vorrebbe dire tornare indietro di tanti anni, a mio avviso, è il mio personale punto di vista. Va bene, ottimo, direi che insomma, abbiamo toccato anche qui addirittura tematiche che non sono solo sul tavolo del nostro Presidente del Consiglio, ma devono essere sul tavolo di chi gestisce l'Unione Europea e interagisce con i propri partner a livello mondiale. Però, insomma, anche su questo porteremo comunque la nostra voce con tanta umiltà, ma sentiamo di volerlo fare. Ora passiamo a un altro panelist di grandissimo rilievo, che è Roberto Pasqua di Magliano. Lui rappresenta invece il mondo della formazione di eccellenza, quindi come ti anticipavo all'inizio, vedi, ci sono personalità tutte molto diverse, ma ognuno, diciamo così, apicale nella propria area. Quindi Roberto è direttore di Sfide, Unitelma Sapienza, Università di Roma, e questa realtà ha proprio come propria missione quella di promuovere la formazione specialistica finalizzata alla cooperazione sostenibile, all'inclusione finanziaria e al sostegno delle imprese innovative. Quindi chi meglio di lui può commentare il tuo intervento? Vai Roberto. Grazie Dina, sempre molto cortese e mi hai fatto una descrizione molto superiore alle mie conoscenze e capacità. Ma io vorrei innanzitutto, se mi permette, ringraziare
il dottor Agostino Santoni, che chiamerei non Sant'Agostino ma qualcosa del genere, per il suo intervento, che direi che è un intervento dotto e affascinante. Mi ha affascinato in dotto perché ci ha spiegato, ci ha dato dei contenuti molto dettagliati, molto documentati, ma ha descritto anche un percorso che direi affascinante. Io vorrei riprendere due aspetti, e uno di questi due riguarda poi in particolare quello che noi stiamo cercando di approfondire come tavolo di formazione di task force. Il primo è la solita questione che avete già approfondito molto, della tecnologia che deve rispettare la privacy. Ma a proposito di questa esigenza di rispetto delle innovazioni digitali, il rispetto nei confronti degli individui deve riguardare anche il benessere sociale, deve riguardare anche il cosiddetto buon governo, il modo di governare. E probabilmente a monte di questo rispetto occorre inculcare dei valori etici. E qui la cosa diventa più complessa. Come fare? Come fare? A mio modesto parere, questo significa andare a approfondire degli itinerari formativi capaci di migliorare il nostro bel capitale umano italiano e renderlo cosciente e partecipe delle innovazioni, di tutto quello di nuovo che si fa. Lei, per esempio, ha detto, e questo è un punto rilevante ai fini delle nostre indicazioni sulla formazione, che le piattaforme devono essere semplici, aperte, programmabili e sicure, se ben ricordo. Ecco, per fare in modo che questi tre aggettivi vengano realizzati, occorre ovviamente creare un ambiente accogliente, cioè quelli sono tre aggettivi che qualificano l'offerta. Occorre dall'altro lato che la domanda, ossia le persone, siano in grado di accogliere, abbiano le conoscenze, abbiano le sensibilità appropriate per far sì che le piattaforme siano semplici, aperte, programmabili e sicure. Ecco, allora questa mia osservazione diventa una domanda a lei. Come ritiene che si possa organizzare una formazione mirata, rivolta? Ovviamente non si possono mischiare i mondi. Noi abbiamo due mondi importanti nel nostro paese, come in tutti i paesi avanzati: il mondo del privato, il mondo delle imprese, ma il mondo della pubblica amministrazione anche, che dovrebbe fornire tutti i servizi, molti dei quali sono i servizi di tutela dei diritti dei cittadini. Ecco, come si può fare per creare questo ambiente di persone capaci di assicurare che quanto da lei detto possa essere effettivamente realizzato? Io azzarderei un suggerimento, in modo da cercare di in qualche grazie, molto apprezzato. No, influenzare una sua eventuale risposta. A mio modesto parere, le tecnologie sono importanti, ma non sono essenziali. Non si riduce tutto alle tecnologie. Tant'è vero che le tecnologie sono in atto da molti anni, da qualche decennio, in modo crescente, e il nostro paese non funziona come dovrebbe sulla base delle possibilità e opportunità offerte da queste tecnologie. Allora non è il caso di pensare come le persone devono essere formate per utilizzare bene le tecnologie,
quali in particolare dovrebbero essere le buone pratiche? E tra queste buone pratiche significa che, per esempio, bisognerebbe individuare argomento per argomento delle regole semplici, trasparenti, facilmente applicabili. Ad esempio, come usare le tecnologie per far pagare le tasse a tutti? Grazie. Per fare un esempio terra a terra, ma molto importante, visto che noi ogni anno buttiamo all'aria più di 100 miliardi di sommerso. Allora, una regola banale potrebbe essere quella di eliminare tutte le deduzioni, detrazioni che ci sono e ammettere solamente la detraibilità di tutte le spese dei settori a più alta probabilità di sommerso. Questo è solo un esempio. Certo. Per dire come si può fare per creare un ambiente umano in Italia che accolga tutte le opportunità da lei così brillantemente illustrate. Grazie Roberto, devo dire che hai fatto un'ampia e tante domande. Agostino. Scusatemi. Ringrazio. Pensavo che avessi tu, se vuoi rispondere a te, Dina, molto volentieri. È un altro domandone. Grazie per la fiducia nel ripormi questa domanda. E do la mia, con grande umiltà, do la mia opinione. Banalizzo dicendo che ancora una volta ritorniamo al tema della leadership, no? Cioè, noi abbiamo vissuto la pandemia, questo periodo, e abbiamo visto la reazione delle persone che hanno lavorato da casa. E abbiamo capito, noi abbiamo proprio chiesto a migliaia e migliaia, abbiamo fatto questa analisi in Italia, le persone, la domanda era: vuoi continuare a lavorare da casa o vuoi continuare a lavorare dall'ufficio? Poi vuoi ritornare in ufficio? Le persone non hanno risposto una delle due cose. Le persone ci hanno risposto: io voglio avere la possibilità di scegliere. Giusto, è vero. Ecco, questa bella dichiarazione che piace a tutti noi, adesso applichiamola in qualsiasi impresa o completamente o parzialmente sindacalizzata, o applichiamola in una qualsiasi organizzazione con un tasso di competenza, di innovazione, di leadership attorno al digitale bassa, questa possibilità, queste persone, è ragionevole pensare che non l'avranno. E quindi, da una parte, certo, aiutare con le regole. Dall'altra, noi dobbiamo creare questo movimento di persone, di leaders, che aiutano, che formano i formatori. Ripensando, ad esempio, sebbene io non sono un esperto, lo è sicuramente molto più qualificato lei, ripensando proprio il modo in cui si fa la formazione. O meglio, insisto, non si fa mica carriera per la competenza tecnica. Non si fa, o meglio, si dà per scontata. Insisto, adesso si lavora bene a... Io lo dico sempre, il 75% delle persone che io gestisco non riportano a me, cioè io non do a loro l'aumento di stipendio, lo dà qualcun altro, e io sono stato formato per influenzare più che essere comando e controllo, e questo mi ha aiutato nel mio percorso professionale, perché mi ha dato più possibilità di poter collaborare di più con le persone. Perché a quelle persone io non do l'aumento di stipendio. Scusate, parlo dell'aumento di stipendio per essere concreto. Cioè, dove dire, si fa così, basta. Io non lo posso fare, perché il 75% delle persone che lavorano con me non rispondono a me, sebbene sono responsabile dei risultati dell'azienda e se sbaglio vado a casa. Allora, per dire, adesso non voglio polarizzare su di me, che il tema della leadership che serve per governare il presente e il futuro e come formare questo movimento di chi influenza il modo di ripensare le competenze che servono è sicuramente un percorso di straordinaria importanza, e ho esempi concreti infiniti. Adesso ho citato la pandemia perché viene semplice parlarne, perché ne abbiamo discusso un po' tutti, no?
però io colgo il tema della scelta, e quando tu dai alle persone la possibilità di scegliere, tu crei energia, e se crei energia le persone danno molto di più nel lavoro e crei successo, crei futuro. Come metterlo questo in un framework, in un contesto politico di regole, onestamente penso sia un percorso importante, ed è la mia letterina che manderei al nostro primo ministro. Ma possiamo scrivere insieme? Molto volentieri. Non dico Babbo Natale perché ho grande rispetto del nostro Presidente del Consiglio e penso che abbia tutte le capacità insieme al suo team a farlo accadere. Assolutamente. Sì. Bene, grazie di questa riflessione. Ora passiamo a, c'è un intervento di, io mi permetto di dire, di un altro pezzo da 90, qui parliamo del mondo della consulenza, parliamo di PwC, lui è, creo un po' di suspense, lui è il nostro leader, il nostro coordinatore del CAP sul settore energetico. E come tu hai detto, lui si è distinto in una realtà no, internazionale, si è distinto perché è diventato il market leader energy di PwC. Lui è Alessandro Grandinetti, quindi, che ha portato il nome dell'Italia a questi livelli, per cui passo a te la parola. Grazie, mi sentite? Sì. Grazie, devo dire sono temi affascinanti, sono temi che sono sulla nostra agenda come leader dell'organizzazione un po' quotidianamente ormai. E noi lo chiamiamo in maniera forse un po' classicista, ma questo è un po' l'umanesimo digitale, no? Quindi il tema di dover ragionare su un indubbio fenomeno di disagio sociale, psicologico che tutti noi stiamo vivendo, abbiamo vissuto, al di là delle accelerazioni forzate che abbiamo dovuto fare, ma c'è un indubbio disagio in questo momento proprio nel reingaggio delle persone. Noi abbiamo un'organizzazione in Italia di circa 6.500 persone e l'età media nostra è un'età media molto giovane, non guardare i miei capelli bianchi, noi senior partner siamo il 2% dell'organizzazione, l'età media è 31 anni. È un po' quello che diceva lei, cioè all'inizio c'è stato restiamo uniti, stringiamoci a corte e abbiamo passato così la prima fase della pandemia. Le nostre persone prevalentemente sono dei giovani neolaureati che nella prossimità imparano, nel contatto giornaliero apprendono, nella socialità dell'ufficio fondano il loro tempo libero. Molto spesso sono persone che vengono da fuori e lavorano in altri uffici, non nel loro paese o nella loro città di residenza. E abbiamo notato, pur mettendo in atto tutto quello che potevamo col nostro giudizio mettere in moto, abbiamo organizzato corsi di yoga, corsi di meditazione, il nutrizionista, lo psicologo a disposizione, un numero verde per la gestione dell'ascolto, ma indubbiamente, e questo anche i clienti ce lo dicono in maniera molto chiara, c'è un tema sul reingaggio proprio del contratto psicologico con l'azienda molto importante in questo momento, perché le persone sono stanche, sono esasperate, non vedono l'ora di riprendere la socialità, soprattutto i nostri ragazzi, di riprendere la socialità che gli è stata sottratta. E quindi il tema del reingaggio unito al tema della formazione avanzata, quindi quello che noi chiamiamo in maniera forse un po' semplicistica l'upskilling o il reskilling delle risorse, è un tema per noi veramente cruciale e lo stiamo vedendo come facciamo su di noi certi esperimenti, perché di questo stiamo parlando, facciamo delle prove, così lo facciamo anche con l'ascolto dei nostri clienti.
un piccolo contributo che mi sento di dare sul tema della leadership, che in questo momento è un tema fondamentale proprio per favorire il reingaggio, è che prima di tutto non dobbiamo pensare che chi è leader sia stato sottratto a questi temi di disagio. Tutti noi siamo in questo momento in una condizione diversa da quello in cui ci siamo mai trovati, perché questa cosa nella storia dell'uomo non c'è mai stata così lungo e così per tanto tempo, e i danni che questa cosa porterà nel lungo periodo sono importanti e cambiano in funzione di quello che è il proprio l'aging che tu hai all'interno delle organizzazioni. In più si aggiunge l'ibridazione dei modelli di lavoro, no? Noi abbiamo in questo momento, adesso sono in torre a Milano e su una capienza a regime di 2700 persone, noi abbiamo posto un cap di 800-900, circa un 30% della capacity, proprio per rispettare tutto il tema del distanziamento, tutto il tema della safety, che è il primo obiettivo che abbiamo in questo momento, quello di assicurare la sicurezza sul posto di lavoro, assicurare la sicurezza e la ripresa psicologica delle nostre persone. Ecco, su questi due temi volevo un po' porre l'attenzione proprio come un confronto su quello che magari state vedendo anche voi, ciascuno nei propri rispettivi ambiti, per capire quali potrebbero essere le azioni da proporre su larga scala, perché vi assicuro abbiamo già esempi di clienti che hanno già sottoscritto con organizzazioni sindacali questi modelli ibridi, che sono 3 giorni a casa, 2 giorni in ufficio, 2 giorni a casa, 3 giorni in ufficio, anche con le associazioni sindacali, dopo negoziazioni non sempre semplicissime. Noi abbiamo visto che ciò che normalmente viene fatto, oltre al tema della vicinanza, in questo momento è una leadership prevalentemente fondata sull'ascolto, in questo momento. Quindi per noi è importantissimo cercare di captare segnali che neanche tanto deboli sono, ma in alcuni casi sono più nascosti, perché si ha difficoltà a parlare della difficoltà del rientro e della difficoltà del reingaggio più che del rientro fisico. E su questo, nella nostra esperienza, abbiamo capito che da soli non ce la possiamo fare. Quindi ci siamo rivolti a strutture che hanno psicologi professionali su questo tema, che ci stanno aiutando sia internamente sia verso l'interazione con i clienti, per capire quali sono le corde da così sollecitare da un punto di vista di reingaggio, sia relativamente alla parte motivazionale, sia alla parte un pochino più interna, che è un senso proprio di non dico di abbandono, ma comunque di ingiustizia che le persone sentono su qualcosa che gli è stato sottratto. Un anno di vita, un anno di socialità, se basterà un anno e mezzo, 2 anni, quello che sarà. Le riprese su diversi settori poi cambiano, però diciamo non traguardano prima del 2023, quindi il percorso è ancora lungo. Quindi la domanda barra riflessione, ecco, è questa: come possiamo noi al nostro interno, noi verso i nostri clienti e verso tutta la business community con la quale interagiamo in maniera abbastanza frequente su questi temi, come possiamo dare noi poi il nostro contributo anche da un punto di vista di azione sociale verso le istituzioni governative per favorire questa ripresa, che, ripeto, possiamo accelerare digitalmente tutto, possiamo fare transizione digitale su tutto, su tutte le tecnologie, su tutti i settori, ma se non abbiamo il reingaggio delle persone non andiamo molto lontano. Grazie. Grazie mille del contributo e della bellissima riflessione, che condivido in ogni singola parola che ha
che ha espresso. Noi stiamo, diciamo, un po' di considerazioni. La prima è la considerazione interna. Noi stiamo chiedendo, e non mi quotate su questo, chiedendo alle persone di lavorare di meno. Perché ci rendiamo conto che siamo tutti scoppiati e stiamo lavorando molto di più. Lo dico, scusate, non è un dato statistico, parlo dell'esperienza nostra, a casa nostra. E quindi a livello proprio globale abbiamo proprio fatto delle iniziative, dire domani tutti un giorno di ferie in più. Dici, ma siete matti? E i costi? No, quindi favorire quelle, diciamo, il tema per noi è: hai fiducia o no dell'organizzazione che stai guidando? Se sì, e se, come dice lei, sei in ascolto, recepisci che le persone non ce la fanno più. E allora devi dare la possibilità alle persone di prendersi un giorno in più di ferie. Cito un esempio banale, ma è capitato più volte, dire facciamo qualche giorno in più di ferie. Dedichiamoci del tempo di qualità per gestire bene questo avanti e indietro tra esperienza a casa, esperienza al lavoro, e non si capisce più nulla in contesti domestici complicati, che sono tutti complicati, non solo chi ha i figli, ma anche chi non ce li ha, è tutto complicato. Oggi una mia collaboratrice mi diceva: io non voglio più far da mangiare per i prossimi 20 anni, è stufa. Ok, adesso cito degli esempi. Quindi questo è un tema. Poi l'altro tema dove siamo coinvolti molto i nostri clienti, tanti, e mi riferisco alle imprese, stanno ripensando lo spazio dell'ufficio fisico. Cioè tanti stanno pensando che una minore presenza in ufficio dà un beneficio di costi, e quindi, diciamo, la trasformazione di quel beneficio di costi, una parte va sul conto economico, l'altra nel ripensare come deve essere lo spazio in ufficio, è uno spazio che deve essere più inclusivo rispetto a prima, perché se ci immaginiamo che le persone stanno tanto tempo più a casa rispetto al passato, quando ritornano in ufficio devono trovare uno spazio che sia più inclusivo, a proposito di ricollegarsi, di riconnettersi con le persone. E questo è un tema che stiamo, un po' perché fa parte del nostro portfolio di tecnologie, ma lo stiamo vedendo tantissimo. Soprattutto i grandi gruppi industriali italiani stanno proprio pensando a come ripensare lo spazio. E questo lo dico perché può essere che qualche regola possa aiutare questa accelerazione nel dare dei benefici nella trasformazione del real estate in questa logica. E questi un po' sono, diciamo, le considerazioni rispetto a quello che avevo appena commentato. Ottimo. Allora, io vorrei veramente ringraziarti di cuore, Agostino, per il contributo che ci hai dato. Perché dico cuore? Perché effettivamente abbiamo sentito nelle tue parole non solo ragionamenti tecnici, ma anche proprio il cuore, cioè il capire come al di là della tecnica arrivare ad incidere nella nostra società. E questo, come dire, non tutti i leader ce l'hanno in modo così naturale, però è la chiave per cambiare la nostra realtà e cambiandola nella nostra quotidianità. Di questo quindi ti ringrazio a nome di Task Force Italia, e ringrazio anche tutti i panelist per il contributo che avete dato alla discussione. Aggiungiamo altri tasselli a quelle che saranno le priorità che indicheremo alle nostre istituzioni, perché noi vogliamo essere di stimolo e vogliamo essere a fianco. Io qui ora passo la parola per i saluti al nostro presidente Valerio De Luca, che è stato il primo a intuire che i tecnici, no, dovevano essere di stimolo e a fianco alle istituzioni prima ancora che nascesse la Task Force di Vittorio Colao e prima che il governo decidesse di inserire dei tecnici così importanti al governo. L'intuizione di Valerio è stata quella di avere una task force di tecnici indipendente che vuole mettersi al servizio del paese in modo permanente, e questo sarà
diciamo, un po' la chiave per non fare sì che questa attività sia sporadica, relativa, no, all'iniziativa di un singolo primo ministro, ma sia invece un qualcosa che rimarrà nel tempo. Valerio. Grazie, grazie Dina, soprattutto per aver sottolineato diciamo, la volubilità e la variabilità della politica rispetto invece alle competenze che si riaggiornano ma rimangono permanenti e quindi continuano nel tempo. In questa dialettica e tensione abbiamo fatto nascere la Sforza Italia. E oggi ne abbiamo avuto una piena appunto, conferma di come si siano in qualche modo intersecate la trasversalità di queste competenze. Quindi ringrazio Agostino per averci fornito un esempio, una testimonianza di leadership anche emotiva, che ci ha in qualche modo suscitato delle idee, magari nei prossimi giorni anche delle decisioni sulle attività che dovremmo anche noi svolgere. E quindi da oggi sei anche tu parte di questa comunità in ascolto, per citare le parole dell'amico Grandinetti, e quindi tutta la rielaborazione non solo di queste proposte ma anche delle iniziative, perché siamo un think in action, sono tutti top manager che vogliono eseguire, da deliberare queste, verticalizzare le idee, le decisioni, quindi non siamo un think tank, quindi qualunque tipo di iniziativa operativa concreta che possa essere a te presentata, al tuo importantissimo gruppo, per una collaborazione, per una sinergia, sarà insomma nostra cura farlo. Quindi grazie ancora, ti saluto a te, alla tua famiglia e continuazione per la tua crescita professionale e umana, e quindi ci riaggiorneremo presto. Grazie, grazie mille ancora e buon lavoro e bocca al lupo per tutto. È stato grazie. Un piacere partecipare grazie. A questa bella sessione. Grazie. Buonasera. Grazie. Arrivederci.